Oggi prepariamo insieme una ricetta con la quinoa. Iniziamo pesando 250 g di quinoa e andiamo a sciacquarle per bene sotto l'acqua fredda. Mettiamo in un pentolino la quinoa con 500 g di acqua fredda. Comincio a far scaldare l'acqua, alla quale aggiungo un cucchiaino di sale e una punta di cucchiaino, anche due, di curcuma. La curcuma ci servirà per dare un bel colore alla nostra quinoa. Mentre la quinoa cuoce, grattugiamo le carote. Aggiungiamo un pizzico di sale e le lasciamo riposare. Prendiamo due cipolle e le andiamo a tritare e le versiamo in una ciotola. Prendiamo uno spicchio d'aglio e lo andiamo a tritare grossolanamente e lo mettiamo insieme alla cipolla. Mettiamo 3 cucchiai di olio di semi di arachide in un wok. Aggiungiamo un cucchiaino di semi di cumino, mezzo cucchiaino di cannella, un cucchiaino scarso di curcuma e una punta di pepe. Ora facciamo tostare e soffriggere le nostre spezie. Andiamo ad aggiungere cipolla ed aglio che avevamo precedentemente tritato. La quinoa sta andando avanti a cuocere. Per aiutarci a far cuocere la nostra cipolla, aggiungiamo un goccino d'acqua. Mescoliamo. Dovrà diventare tenera e traslucida. Bene amici, le nostre cipolle si sono cotte leggermente e sono diventate traslucide. La quinoa ha assorbito tutta l'acqua, perfetto. Recuperiamo la ciotola con le carote. Aggiungiamo alle carote la nostra cipolla, la fecola che sono 150 grammi, due uova intere. Se non volete utilizzare le uova potreste utilizzare anche dell'humus di ceci. E con l'aiuto di una forchetta cominciamo a mescolare. Ora sbricioliamo all'interno 160 g di feta, potreste utilizzare anche della scamorza oppure del tofu, quello che preferite. Ecco qua, vado a sciacquarmi le mani. Mescoliamo e ora è il momento di aggiungere anche la quinoa. Vedete come ha assorbito tutta l'acqua? Mescoliamo. Buonissimo. Ok, lasciamo riposare un attimino. Intanto, ta-da! Ci prepariamo la teglia. Carta forno, forno preriscaldato a 200 gradi. Andiamo a mettere un pochettino di olio sulla carta forno. Con due cucchiai andiamo a fare dei mucchietti che schiacceremo leggermente, ma non troppo. I nostri nuggets sono pronti per andare in forno statico 20 minuti a 200 gradi. Poi faremo ancora 5 minuti con il grill sopra, quindi dovremo invertire un attimo le teglie. Io ne ho fatti un po' perché questi sono veramente golosi. Andiamo in forno. Ed ora amici, eccomi qua con i nostri nuggets di quinoa e in questo caso feta. Ora non vedo l'ora di assaggiarli perché il profumo è buonissimo. Sono leggermente croccantini sopra e morbidi dentro. Amici, oggi voglio farvi assaggiare questi nuggets di quinoa e feta che io abbinerò alla maionese al wasabi che avevo fatto un po' di tempo fa. Profumo delizioso. Con questa maionese. Spettacolo. Buonissimo. Ascoltalo. Buoni. Buoni, buoni, buoni.